Come mai FCA Heritage ha deciso di sponsorizzare questa mostra? La mission principale di FCA Heritage è la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei marchi italiani del gruppo. Un patrimonio che non è fatto soltanto di automobili, ma anche di luoghi come il centro storico Fiat e di documenti, di opere d'arte, di bozzetti. E in questo caso, parafrasando il titolo della mostra, possiamo dire che la parte principale del lavoro sta dietro la mostra stessa. La digitalizzazione di un patrimonio archivistico di circa 850 bozzetti e opere d'arte che non sono mai stati visti prima e quindi sono da considerarsi inediti, è stata un'operazione importante ed anche laboriosa che è stata portata avanti per dare la possibilità agli studiosi e al pubblico di visionare un patrimonio che va dagli anni 20 agli anni 70 e che spazia in tutte le categorie della pubblicità. Come nasce l'idea di presentare al pubblico i bozzetti e soprattutto cosa sono? Ma da sempre al centro storico esponiamo i manifesti, una ricca collezione di manifesti. L'idea dei bozzetti è far vedere dietro le quinte. Non tutti i bozzetti diventano manifesti, alcuni bozzetti cambiano molte volte prima di diventare manifesti e alcuni non lo diventano proprio. Restituiamo il contesto, restituiamo anche le fatiche aziendali, i ritmi approvativi, insomma, scopriamo come sempre di non essere nati oggi. Qua ci concentriamo soprattutto sugli anni 20 e 30, perché ci sono dei bianco e neri bellissimi e credo che stupiranno chi viene. Ci sono alcuni volti, alcuni profili che secondo me hanno un'incisività che sorprenderà piacevolmente chi viene.